Barbara D'Urso si era ustionata una mano e ha condiviso la disavventura con i suoi follower. La mano della conduttrice nel video su Instagram era a destra, ma nella puntata di live nella D'Urso del 21 giugno appariva a sinistra, un dettaglio che tantissime persone non hanno potuto fare a meno di notare. Cos'è successo? Ecco la spiegazione scientifica. Nel primo video fatto con la telecamera anteriore del cellulare si è attivata la modalità selfie. Come ben sapete, in questo caso l'immagine è a specchio. Per questo motivo la mano fasciata sembrava la destra, ma si trattava della mano sinistra. In puntata le riprese sono state fatte con la telecamera e per questo motivo la mano ustionata era la sinistra. Ecco spiegato l'arcano che ha sollevato un vero polverone sui social. Molte persone infatti si erano scagliate contro la D'Urso usando parole forti accusandola di essere una falsa. Dopo aver condotto l'ultima puntata di live nella D'Urso con la mano fasciata, Barbara ha aggiornato i suoi follower sulla condizione della ferita grazie ad una serie di video che mostrano lo svolgimento della medicazione, tutte le varie fasi da quando è entrata nell'ambulatorio del dottore fino a mostrare la nuova medicazione. La presentatrice ha preferito però stoppare il video nel momento cruciale che avrebbe svelato l'entità della ferita e dalle scene prima dell'interruzione si capiva chiaramente che non si trattasse di uno ustione di poco conto. Barbara ha deciso così anche per non impressionare i suoi fan. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.